Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Una sera, quando ero a casa di miei amici, vedo su uno scaffale un libro e dico alla mia amica: "Ma lo stai leggendo?" E lei fa: "No, ancora no, però me l'ha consigliato mio suocero." Io, incuriosita, vado a leggermi la trama su internet e mi ispira parecchio, così ho detto: "Va, leggiamolo." Quindi oggi vi parlo proprio di questo, ovvero Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin. Il libro è stato pubblicato in Italia a luglio del 2019 da Edizioni EO. La protagonista è Violet Tussaud, una donna adulta che fa la guardiana in un cimitero di una piccola cittadina della Borgogna. Nella sua casetta all'interno del cimitero accoglie le persone che vengono a trovare i loro cari, ascoltando le loro storie, le loro parole e offrendo una tazza di tè o di caffè o anche qualcosa di più forte. Tutti la descrivono come una bella donna di grande cuore, solare, e dietro l'apparenza sciatta nasconde una grande personalità e una storia fatta di misteri e sofferenze. Un giorno alla sua porta si presenta un poliziotto di Marsiglia con una richiesta strana. Sua madre, venuta a mancare da poco, ha espresso il desiderio di essere sepolta in quella cittadina sperduta, nella tomba di una persona del posto. Da qui le storie dei vivi e dei morti si iniziano a intrecciare e scopriremo durante il corso del libro, grazie a dei flashback, cosa ha portato Violet a vivere la sua vita in mezzo alla morte. Per me è stato il primo libro della Perrin e vi devo dire la verità, è stata una piacevole scoperta. È un libro molto intenso che si legge tutto d'un fiato e l'autrice riesce a passare da momenti spensierati e felici ad altri completamente drammatici. Le emozioni dei tanti personaggi vengono descritte in maniera impeccabile e ogni pagina ha uno sviluppo che non ti aspetti, quindi sei portato a leggere, 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 leggere. Quindi per me approvatissimo, mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Se vi piacciono i romanzi, questo lo dovete leggere. E niente ragazzi, fatemi sapere se lo avete letto, cosa ne pensate. Io vi ricordo di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale. Come sempre qui sotto trovate i link per gli altri miei profili social. Io vi mando un bacio e ciao a tutti!